Intanto si sta ponendo il problema, che è importante, perché i singoli stati membri stanno cercando di darsi un indirizzo, un programma per il settore che nel momento in cui si riapriranno i paesi, probabilmente è quello che più lentamente riuscirà a ripartire. Per il turismo c'è bisogno della domanda. Dobbiamo capire come e quando si muoveranno i turisti. Quindi tutto dipenderà da quando ci saranno l'allentamento delle misure di lockdown, ma non solo questo, quando si sarà sconfitto il virus o quantomeno ci saremo abituati a convivere col virus. Questo oggi non lo sa nessuno, per cui i tempi certi non ce ne sono. Anche per questo il settore è in totale crisi. Ovviamente tutti gli addetti ai lavori si stanno cominciando a porre il problema di come ripartire e come aiutare soprattutto il mondo del lavoro, se parliamo di milioni, di decine di milioni in Europa di addetti al settore turistico, ma anche le innumerevoli attività turistiche, perché poi quando parliamo di turismo non si parla solo dell'albergo, ma in tutta una filiera. Cosa fare? È una bella domanda. In primis cercare di stare vicino agli imprenditori con delle liquidità immediate che possano consentire di sopperire appunto la mancanza di liquidità per la mancanza di fatturato inevitabile. Magari l'imprenditore che decide di restare chiuso per quest'anno, secondo me, può approfittare della chiusura per riammodernare le proprie strutture, per presentarsi dal 2021 evidentemente con una struttura, con un prodotto turistico da offrire a più appeal. Per i lavoratori, io credo che inevitabilmente bisogna prorogare, parliamo dell'Italia adesso, bisogna prorogare la cassa integrazione che per ora è stata prevista per 9 settimane. Ma credo che sia del tutto insufficiente come termine. Tra l'altro, non tutti gli stagionali, perlomeno sono voci che oramai arrivano perché il primo pagamento è stato fatto per gli importi, diciamo, una tantum che poi sono stati prorogati ad aprile, quindi in realtà è una misura che non è la cassa integrazione, perché la cassa integrazione è per chi attualmente era in forza, cioè era sotto contratto, ma è previsto un importo una tantum per marzo e poi adesso verrà stabilito per aprile, oltre che per i professionisti e quindi per gli autonomi, anche per coloro i quali sono considerati dall'INPS stagionali. Questo per il mondo del lavoro. C'è tutta un'altra fascia di persone che non rientrano né nell'uno né nell'altro caso, e sono tanti, coloro i quali sono in cerca di lavoro e magari l'avrebbero trovato quest'estate dal punto di vista stagionale, che non rientrano in nessun sussidio del genere, che devono trovare accesso a qualche forma di sostentamento, perché tra poco credo che altrimenti ci saranno dei problemi di natura sociale fortissimi. Di tutto questo si è discusso perché crediamo che il turismo sia uno di quei settori fondamentali in questo momento per il rilancio futuro di tutta l'Europa. Quindi ieri è stata fatta una riunione in commissione, chiaramente è stato un primo approccio, avremo la prossima settimana un incontro anche con il commissario dei trasporti, perché poi i trasporti e il turismo insomma, si intersecano molto, perché molte delle attività turistiche sono soggette ai trasporti e con tutte le limitazioni che ci saranno quest'anno gioco a forza, perché per i distanziamenti che verranno imposti ci sarà tanto da lavorare sul settore dei trasporti, e parlo non solo di quelli aerei, ma sia quelli urbani, ma anche quelli extraurbani, terrestri, per cui c'è tanto tanto da fare. Non dobbiamo abbatterci, rimbocchiamoci le maniche, credo che l'Europa farà la sua parte nonostante tutto quello che sentiamo.